È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana il bando per la formazione. Secondo i sindacati sarebbe un incentivo ai licenziamenti. I dettagli. Lo scorso 14 agosto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana è stato pubblicato il bando per la formazione. Tecnicamente è stato intitolato Bando per il rafforzamento dell'occupabilità della popolazione siciliana in età lavorativa. Secondo i sindacati di categoria si tratta di un incentivo ai licenziamenti. Le ore di lavoro e il relativo finanziamento sono divisi in base al numero dei dipendenti. Ad esempio, agli enti di formazione che contano fino a 8 dipendenti spettano 1630 ore di formazione. Alla categoria immediatamente superiore, composta dagli enti che dispongono da 9 a 15 lavoratori, le ore saranno quasi il doppio, 3057. E quasi doppio sarà anche il finanziamento. Un ente che offre lavoro a 8 persone ha ovviamente costi maggiori rispetto all'ente con un solo dipendente, ma entrambi hanno lo stesso finanziamento e allora sarà quasi naturale che l'ente con 8 lavoratori ne licenzierà 7 per beneficiare delle stesse condizioni, ma con un solo dipendente. Ciò sarebbe un paradosso che, nel caso di enti con decine di dipendenti, potrebbe provocare licenziamenti di massa fino a 50-60 dipendenti in un colpo solo. L'allarme ghigliottina è stato lanciato da alcuni sindacati, ASEF, Assofor, CENFOP, Forma Sicilia e ANFOP, che hanno già chiesto un incontro con l'assessore regionale alla formazione Mariella Lobello e si rammaricano perché a fine luglio hanno sollecitato inutilmente delle correzioni prima della pubblicazione del bando, che adesso rischia di cancellare i 2/3 del personale attualmente impegnato negli interventi formativi. Condivide e rilancia il capogruppo di Forza Italia all'Assemblea regionale Marco Falcone, che invoca l'assessore regionale Lobello ascolti il grido d'allarme lanciato dagli enti di formazione siciliani, prevedendo in tempi rapidissimi un incontro per scongiurare un rischio ad oggi drammaticamente reale. E non solo. Secondo il sindacato SNALS, CONFSAL, dal bando non si evince che il solo personale impiegabile è il personale iscritto all'albo degli operatori della formazione professionale. Infatti si ritiene legittimo anche l'utilizzo del personale assunto dal 2005 al 2008. E poi un'altra presunta carenza di garanzie è che le somme sono erogate a scaglioni in base al numero dei dipendenti, ma i trasferimenti sono limitati alla disponibilità economica della regione.